bella raga. Ma prima lo salvo allora. Questa qua è la versione nostrana di Katz Delicatessen a New York, ragazzi, che bomba di posto. Possiamo entrare? Sì, certo. No, certo. Tagliamoci, facciamo tagliamo. Vedere come si fa a fare la rugare. Ecco, magari ci c'è qualcuno che traduce. Questa è spalla di maiale, eh? Scusa. La spalla, vieni Ennio, che vabbè, tagliamo. Vieni. Dai, apprendiamo la spalla del maiale, del suino padano, cioè suino pesante, la spalla e la pancetta del maiale. La parte più burrosa, sì, la bacinella, quella piccola in acciaio, buttiamo dentro tutto. Sì, la bacinella, quella di acciaio. Per 10, vero? Soltanto la macchina, ecco, bene, colore, la gente pensava che fosse grassa, andiamo sulle salsicce, la pronta e cambiamo su pane per abbassare la carica batterica, perché il brodo non si può più mettere per adesso. Sono naturali, sale. Salite, salite che vi faccio una bella foto. Finalmente, ragazzi, si fa un po' di colazione. Oddio. Mi cade il telefono. Oggi si inizia veramente alla grande. Sì, no, assaggio. Maiale crudo, buono. Ho provato anche questo. Ho provato anche il maiale crudo. Appena entrato, c'è la bilancia dentro. No, per fargli la foto io volevo. Per farti la foto. Eccoli. Che bello, ci hanno fatto anche il regalino, il kit da picnic per mangiare la Luganega in giro. Grazie mille. Che buono. È ciao, stato un piacere. Ciao, 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 ciao. Siamo appena arrivati a Bergamo e mangiamo qui al Balzer. Mi dispiace tagliarla questa cosa bellissima. Sono tipo paccheri integrali, non ho capito. Cioè sto pensando al fatto che è la prima volta che... Mi sa che è proprio la prima volta che mangio qualcosa di preparato da uno chef stellato. Fonderli così. È un insulto. Guarda che sul cartoncello c'è una diatriba tra Bergamo e Brescia. Però il cornicello è bergamasco. Noi... Avrei dovuto fare una foto prima di tagliarlo. Comunque dentro c'è la salsiccia, quella di prima, la Luganiga. Prima volta che mangio da uno chef scellato. Io a Bergamo di solito vengo a mangiare la polenta, a sto giro mangiamo roba stellata. Wow. Ha un colore pazzesco. È arrivato anche il primo, che dovrebbe essere una specie di risotto con le lenticchie, con altra roba, con ovviamente anche la salsiccia di prima, perché questo tour è tutto sugli ingredienti, vero Angela? Luganiga non salsiccia, Luganiga. E tipicità locali, se no quelli della regione mi cazziano. Sopra nessun altro sapore, va a coprire nessun altro, veramente questo sa per cucinare. Che buono. Sì, sì, la metà lo mangio e poi il resto te lo lascio a te. Bella però, molto bella. Ma non è giusto, ad Angela gliel'hanno dato molto più che a me. No, meglio così, in realtà non ho tanta fame. Cioè, mangio perché è veramente buona. Non potete capire il profumo di questa carne guanciale con un po' di polenta, giustamente, perché siamo a Bergamo. È proprio bellissima questa carne. Sì. E cosa vuol dire? Come mangia a Bergamo di pronto? Che palle, raga, adesso vuole guidare Angela per andare su in città alta, volevo guidare io. Sei sicura che abbiamo i permessi per stare qui con le Apecar? Non lo so, Nico, magari. Raga, è troppo divertente fare da guida turistica abusiva e improvvisata per gli stranieri qua a Bergamo Alta. Gli sto facendo vedere un po' tutta la roba carina, poi ci facciamo un giro sulle mura e spero anche gelatino. Se non siete mai venuti a Bergamo Alta a fare un giro, sappiate che di roba molto bella da vedere ce n'è. Strafiga questa, troppo bella. Bella raga. Allora ragazzi, c'è questa filippina qua che fa spaccare, non so quanto ha bevuto a pranzo, comunque adesso... Vieni a prenderlo!
Vieni a prenderlo, cosa? Adesso vi spiego per bene anche il lavatoio. Guardate che bomba di vista. Nelle giornate più limpide, tipo non oggi, si può vedere anche fino a casa mia, più o meno. Comunque è una bomba. Guardate come svetta il leone di San Marco. Dopo circa una mezz'oretta di ape siamo arrivati al castello di Urgnano. Lifting bridge, not this one. Used to be a lifting bridge for obviously the horses. Here over me, related to our family. What we call it, the mensch, the priest. He has made some work in here. Comunque assurdo raga, cioè io abito qua vicino, non ero mai venuto a vedere il castello di Urgnano. Ho dovuto aspettare che la regione mi chiamasse per fare questo lavoro. Mi è venuto a salutare un sacco di gente oggi, sono molto felice di aver detto quello che è il mio itinerario, così mi potete venire a salutare. Depending like today, nothing is original. There is only just not to remember the day, but just to... Non riusciamo a capire se questa torre è pendente o meno. Secondo voi è dritta? Sono molto felice del fatto che in questi giorni sto facendo il pieno di cultura. Comunque la nostra guida ci ha spiegato che il campanile della chiesa è più alto delle torri del castello, per ricordare alle persone l'importanza, la maggiore importanza di Dio. Comunque sì, volevano fare il campanile più alto per dire noi siamo più importanti. Dove devo andare? Si può bucca? C'è Nishu? Chi è questo? Questa qui è la stanza che mi ospiterà stanotte. No raga, mi sa che è saltata la corrente. Ma è saltata la corrente? Sì. Vabbè, non ve lo faccio il room tour. Evviva! E tra mezz'ora si mangia. Ho appena finito di spiegare il menù in italiano ai nostri amici stranieri. Possiamo scegliere due piatti, quindi ovviamente pizza occheri, anche se non siamo in Valtellina. E petto d'anatra mi ispira. Non siamo in Valtellina, ma ho sempre voglia di pizza occheri. Provate a immaginare quanto è stato complicato spiegargli a loro in inglese che cosa sono. Fai fatica a spiegarlo a un italiano. Che bello, mi hanno già portato i pizzoccheri, ragazzi. Il profumo è top, l'aspetto, boh, ditemelo voi. C'è la tipa filippina che è curiosa di sapere se sono buoni o no, perché li ho consigliati io. Non siamo ai livelli Valtellina, però sono buoni. Raga, vedete questo ragazzo sudafricano che sta filmando i pizzoccheri un po' come faccio io quando faccio questi video? Lui, io lo conosco, perché? Ma l'ho riconosciuto soltanto adesso. Mi sta arrivando l'anatra. Comunque io ho seguito per un po' di tempo uno youtuber che si chiama Ben Brown e c'era sempre questo suo amico con la barba lunga. Ecco, è lui, soltanto che si è tagliato la barba e io non lo riconoscevo e mi è sembrato assurdo averlo a tavola. Tutto grazie alla regione Lombardia. È un po' horror con la luce al telefono, però questa qua è anatra e non vedevo l'ora di provarla. Invece la tipella filippina si è presa il frutto di pesce. Qualcosa mi piace. Sinceramente non mi fa impazzire, però la mangio volentieri. Tra l'altro sotto ci sono delle cipolle troppo buone, sono quasi meglio le cipolle della. Lui si chiama SP e sul suo canale ha fatto la ricetta della carbonara. Ragazzi, ci sono italiani che lo insultano perché ha messo la cipolla, i funghi, l'origano. Dai, non trattiamolo male, poverino. E anche questa giornata nella vita di Nicolò è andata. Sono cotto, buonanotte.